Don Pietro Boifà va a Nacquasserra il 28 luglio del 1794 e fu battezzato il 1 agosto dello stesso anno. Divenuto adulto, seguendo l'esempio di uno zio prete, entrò in seminario, dove dopo molte lunghe fatiche venne ordinato sacerdote il 23 dicembre del 1820. 2 giorni dopo celebrò la sua prima messa nella chiesa parrocchiale di Serle. Qui, per vari motivi, il prete Sorlese entrò in conflitto con Mabellini, il parroco originario di Ponte Caffaro, che svolgeva la sua missione religiosa a Serle. Sembra che dopo diversi diverbi, durante l'ennesima discussione, per i toni accesi, i due siano arrivati alle mani, ma di questo evento non siamo certi. Però tale comportamento ci consente di capire il carattere bellicoso del prete Sorlese, i cui modi non sempre erano adeguati al ruolo che ricopriva. Il suo temperamento lo porta a prendere la croce da una mano e impugnare la spada nell'altra per partecipare attivamente alle 10 giornate di Brescia, durante i moti rivoluzionari del 1848. Aiutato dai suoi compaesani, quindi, scese da Serle per combattere in prima linea, ma quando gli austriaci ripresero il controllo della città, Boifava lasciò i suoi compagni d'arme e fuggì, riparando in Svizzera. Oltre che all'attività pastorale, Don Pietro Boifava si dedicò anche alla vita amministrativa del paese. Dal 1860 al 1862 fu sindaco e dal 1865 al 1870 consigliere e giudice conciliatore. Si spense il 16 ottobre 1879, all'età di 85 anni.